Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, buon lunedì, buon inizio settimana, una nuova settimana in nostra compagnia, ma soprattutto in compagnia di tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore ed anche qualcosa in più perché ci siamo fermate per qualche giorno, però siamo prontissime a recuperare tutti gli argomenti. Parleremo di gossip, di reality, di amore ed anche ovviamente degli aggiornamenti su casi scottanti in Italia ma anche oltreoceano. Quindi mi raccomando, seguiteci al mio fianco come sempre, Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata, buon inizio settimana. Grazie Speriamo che mille. insomma queste riaperture non facciano affiorare nuovi amori, perché abbiamo visto con San Valentino come è andata a finire. Speriamo che insomma si plachino un pochino gli Sì, animi. diciamo con il cambio dei colori delle zone in Italia c'è stato un po' il risveglio alla realtà, quindi qualcosa sta cambiando anche in numerose coppie. C'è chi ha rimandato il matrimonio, anche se in realtà con queste aperture sembrava fosse di nuovo una situazione in fase di ritorno, invece si è colta comunque la palla al balzo per rimandare qualche scelta ufficiale. C'è chi invece si è separato definitivamente. Almeno così sembra, però non spoileriamo niente, anche perché saranno argomenti oggetto di chiacchierate anche nei prossimi giorni, quindi affronteremo tutto a tempo debito. Iniziamo subito con il nostro primo argomento, poiché parliamo spesso dell'Isola dei Famosi qui in Italia, però c'è anche un'Isola dei Famosi edizione spagnola che si chiama Supervivientes, giustamente. Ed è iniziata qualche giorno fa con la prima puntata. Sono state già settimane di avvicinamento molto molto complesse, anche perché ci sono due naufraghi italiani. Valeria Marini, che è stata subito protagonista anche nelle scorse puntate di vari gossip, anche delle rivelazioni sul suo peso nella marcia d'avvicinamento alle prime dirette. E poi c'è Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, e solo per questo fa di lui un VIP, Certo, diciamo. ovviamente, anche perché insomma i fratelli di quelli che diventano famosi a loro volta perché vanno nelle trasmissioni a difendere i loro cari, quindi Esatto, pensiamo anche alla famiglia Rodriguez con tutti i sì. fratelli, sorelle, eccetera, eccetera. E proprio Valeriona Marini si è resa protagonista di una serie di disagi, possiamo dire. Non ultimo, appunto, nella puntata che è andata poi in onda anche in Italia, che ha persino preso il posto della diretta dell'Isola dei Famosi Nostrana, poi ne parleremo sicuramente dopo anche di questa decisione clamorosa, possiamo dire. Ritornando proprio a Valeria Marini, si è resa protagonista di un episodio abbastanza singolare, perché presa dalla fame, lei proprio non la sopporta questa fame. Ha consigliato bene anche ai compagni naufraghi di mangiare delle uova che erano state conservate in caso di evenienza. Queste uova, però, come si devono cucinare? Il fuoco è precario di qua e di là, e quindi ha detto: "Bah, quasi quasi beviamocele fresche, così senza cucinarle". E di lì è successo un caos, intossicazione molto grave alimentare per tutti, e ha rischiato di eliminarli proprio non solo in senso Le lato, ma in senso definitivo. piace vincere facile, Esatto. insomma. Diciamo che Valeria Marini è un personaggio, perché da quando la conosciamo, insomma, si è resa protagonista di una serie di scene, di sceneggiate un po' particolari. Però, insomma, se all'inizio pensavo che ci era, cioè che ci faceva, adesso sono arrivata a pensare che ci è, perché Proprio insomma, così, insomma. sì, che è proprio così, perché è una tipa molto particolare, che pensa, prima di tutto, insomma, ad apparire sempre in un determinato modo, quindi non mi aspettavo questa sua partecipazione all'Isola dei Famosi, perché sai, quella spagnola è diversa da quella italiana, Certo. però insomma le immagini vengono sempre rese pubbliche, quindi si vede una Valeria Marini completamente diversa da come siamo abituati a vederla, senza trucco, con quei difettucci che lei molto spesso maschera. Questa partenza mi ha stupito anche perché non sapevo che parlasse lo spagnolo e quindi è un'ulteriore difficoltà, perché insomma al di là della fame poi ti devi anche pensare a come, diciamo, entrare in contatto con gli altri naufraghi. Successivamente
Sul fatto dell'alimentazione, penso che insomma, grazie alla mamma non si sia mai avvicinata ai fornelli e che diciamo non conosca anche quelli che sono i rischi poi di consumare un cibo che potrebbe essere anche andato a male, quindi Anche perché le uova già freschissime hanno comunque il rischio di essere portatrici di tante cose. Immaginiamoci uova sotto al sole, non tenute ovviamente in frigorifero per tanti giorni, in che condizioni dovevano essere? però, insomma, se fosse accaduto all'Isola dei Famosi in Nostrana, penso che ci saremmo fatti tante risate, perché almeno c'era qualcosa di diverso su cui Se non erro, in parlare. passato successe qualcosa con delle bacche che non Sì. erano in realtà commestibili, anche lì tutti malissimo. Sì, però fu insomma qualcosa che durò qualche ora, fortunatamente, perché poi i medici subito insomma entrarono in azione e curarono tutti. In questo caso è stato un po' più difficile perché si doveva capire l'origine di queste uova e poi capire anche perché ognuno di loro poi aveva una reazione diversa, quindi al di là insomma del mal di stomaco e di altre patologie, è stato un po' difficile capire cosa si doveva fare. È verissimo, è stata sicuramente una scelta molto ingenua, anche molto, possiamo dire, azzardata quella di mangiare queste uova, ma sicuramente se la ricorderà per molto tempo e non ricommetterà più errori del genere. Come hai detto tu, Valeria Marini si è resa protagonista però anche di tante immagini, senza pensare troppo al suo aspetto fisico, come possiamo vedere anche in grafica nel prima e dopo, praticamente cosparsa di fango Sì. dopo una prova, quindi non si preoccupa troppo del suo aspetto fisico, almeno per questo gioco, anche incamerato in abbastanza, diciamo, di pepe per affrontare al Sì. meglio questa avventura. È stata anche quella una strategia, ovviamente, per arrivare energica proprio su quest'isola, ma soprattutto, come hai detto tu, non solo parla fluentemente spagnolo, almeno si lascia comprendere, quando poi lo utilizza molto bene anche per litigare, ovviamente, con Sì. i suoi compagni d'avventura. Infatti, già nei primi giorni sono state numerose le sue sfuriate e proprio non le sta mai bene niente, potremmo dire. E noi per questo l'amiamo, perché è un tipo di persona che dice sempre quello che pensa, un po' alla Tina Cipollari, non utilizza dei filtri e molto spesso, insomma, il suo modo di fare viene criticato perché vorrebbe imitare Marilyn Monroe, ma non ci riesce, perché ovviamente, insomma, lì parliamo di una finezza completamente diversa. Però devo dire che questo suo essere rustica piace molto al pubblico, perché, insomma, proprio in questo periodo sta andando molto forte Supervivientes, ma molto meno forte, insomma, la nostra versione. E qui è il problema proprio della scelta del cast. Devo dire che ci sono sempre delle novità per quanto riguarda la versione spagnola, perché insomma scelgono veramente bene il cast. E in questo caso, insomma, Valeria Marini riesce anche a mettere quel po' di brio che abbiamo visto anche in altre situazioni, quindi stupisce sempre. Proprio per questo la settimana scorsa è stata compiuta una scelta dall'emittente dell'Isola dei Famosi molto precisa e che ha lasciato anche abbastanza interdetti i fan dello stesso reality, tant'è vero che per la prima volta nella storia del programma la puntata è andata in onda registrata, quindi col televoto che era terminato nel pomeriggio, proprio per dare spazio alla puntata evidentemente molto più seguita di Supervivientes. E questa cosa, insomma, è un po' bruttina. Ennesimo fallimento dell'edizione italiana, possiamo Sì, dire. anche perché sono venuti fuori poi quelli che sono i dati Auditel, quindi ha fatto un po' pensare che non ci fosse poi così tanto seguito da parte del pubblico italiano. E questa cosa è un po' quella che abbiamo visto quest'anno con tutti i programmi della Mediaset, perché nel caso del Grande Fratello e poi anche negli altri programmi di Barbara D'Urso, insomma, è come se il pubblico si fosse un po' stancato di queste versioni sempre uguali, in cui poi non si creano quelle dinamiche che vogliamo vedere, quindi la realtà delle persone non viene mai fuori. E anche in questo caso, insomma, nell'Isola dei Famosi è stata, insomma, una scelta, devo dire, forse azzeccata per la prima volta, perché almeno
si è cercato un pochino di tagliare quei momenti di silenzio che dovevano essere riempiti poi anche con alcuni personaggi che venivano lì in studio, quindi anche questo, insomma, è ancora in rodaggio questa edizione, ancora non è partita del tutto e siamo quasi verso, insomma, la chiusura. Eh sì, anche perché ci sono stati tantissimi forfè, come già abbiamo analizzato nei giorni scorsi, quindi vedremo anche la produzione come penserà di aggirare questo ennesimo problema di un'edizione veramente sfortunata. Fatto sta che una Valeria Marini avrebbe fatto comodo Sì. al cast italiano, anche perché abbiamo parlato dei litigi, abbiamo parlato dei tentativi di uccidere gli altri naufraghi, ovviamente in senso bonario, e c'è stato anche un tentativo già di avvicinamento proprio con Onestini, e si parla già di un flirt. Magari, insomma, Onestini, almeno il Un bel fratello. ragazzo, Sì, quindi. il fratello di Onestini ha reso pubblico di essere, insomma, single, quindi forse questo è il motivo per il quale, insomma, è partito per questa esperienza, perché almeno, insomma, tenterà di trovare l'amore. Ma credo che Valeria Marini l'abbia già adocchiato, perché è single anche lei e le Esatto. piacciono i toy boy, Esatto, stavo per quindi. dire infatti la stessa cosa, anche ricordavo un po' le esperienze passate in altri reality ed effettivamente potrebbe essere attirata da quel genere di Sì, ragazzo. anche perché si avvicina a lui con molta sensualità, quindi cerca di colpirlo nel vivo. Una delle sue carte vincenti, Sì. questo essere femme fatale con questi costumini della sua linea molto Sì, particolari, quindi immaginiamo. con tutti i decori, insomma, che Swarovski, non diamanti. lasciano spazio all'immaginazione questi costumini, quindi devo dire che resta sempre la stessa Valeria Marini. Apprezziamo il coraggio, Sì. diciamo, assolutamente delle sue scelte. Cambiamo argomento, abbiamo parlato di riavvicinamenti, di rotture, parleremo nei prossimi giorni anche delle ultime, delle nuove indiscrezioni su Diletta Leotta e Gian, perché possiamo anticiparvelo questo, almeno dalle ultime notizie possiamo dire ve l'avevamo Eh detto, quindi siamo stati abbastanza lungimiranti anche nell'analizzare, possiamo dire, tutte le opzioni al vaglio ovviamente di coloro che stanno incrociando tutti i profili, tutte sì. le notizie, tutte le storie per vedere c'è l'anello, non c'è l'anello, la mamma che ha detto lui dov'è, che fine ha Si è fatto. creata una rete proprio e dove non Di ci siamo noi spionaggio proprio. ci sono loro, quindi da questo punto di vista non ci sfugge niente. Anche perché effettivamente solo questo, poi ovviamente ne parliamo nei prossimi giorni in modo da raccogliere anche più info. Effettivamente lui è sparito, quindi sembra sia in Turchia in questo momento. Lei invece è ricomparso un po' sui social, ovviamente cose lavorative, però un po' sottotono, però lei c'è. Sì, lei c'è, però questo, insomma, ci sono alcuni dettagli che sono venuti fuori proprio durante, insomma, questi scatti bollenti soliti che fa Diletta Leotta, però, insomma, qualche dettaglio si è notato, oltre, insomma, a questo viso un pochino triste e altre mancanze, insomma, di gioielli, diciamamola così. Ci credo, non è facile rompere con Gian No, no, assolutamente, però evidentemente non è non è andata. andata, c'era qualcosa che non andava. Poi ovviamente ne parleremo nelle prossime puntate perché dobbiamo parlare di un triangolo che si ripropone ancora una volta. Speravamo che invece fosse finito, che i protagonisti avessero trovato l'amore, ognuno per la propria strada una volta per tutte, invece no, questi amori fanno giri immensi e poi ritornano, non c'è niente da Sempre. fare purtroppo. Stiamo parlando di Riccardo e Roberta, partiamo dalla prima Sì. informazione, che sembra infatti si siano lasciati. Avevamo detto un grande amore, gli occhi che brillano, parole forti e lì un po' c'era sembrato strano di parole troppo forti subito. Ed invece complice, qualche foto di troppo, qualche didascalia di troppo che ha sembrato volesse dire qualcosa di preciso appunto sulla loro relazione, si è percepita questa rottura. Sì, c'è qualcosa che non va, però loro hanno il riserbo, insomma, Sì. su questa situazione. Tant'è vero che proprio poche ore fa, insomma, è uscito un video di Riccardo in cui, stando con Roberta, diceva: "Secondo te siamo in crisi?"
E si chiudeva così questo video. Quindi non lo sanno neanche loro, quindi, in realtà. Insomma, è come se volessero attirare un pochino l'attenzione, perché insomma se ne parla molto poco di loro, sì. E soprattutto non sono stati ancora invitati da Maria per parlare di questa storia d'amore che sta andando avanti. E devo dire che Maria ci vede sempre lungo come noi, perché chiama sempre in studio, soprattutto nelle puntate scorse, ha chiamato in studio alcune persone che avevamo anche quasi dimenticato per parlare delle loro storie. E loro niente. E loro invece sono ancora a casa. Pare che insomma ci siano state delle presentazioni ufficiali del figlio di Roberta con Riccardo, però adesso c'è il silenzio su questa storia perché non si capisce dove stia la verità. E se effettivamente ho letto anche questa frase che avrebbe colpito alcuni fan della coppia, che in realtà potrebbe essere una frase che effettivamente può segnalare un'incomprensione, un disagio sentimentale, ma anche il riassunto, certo, di qualcosa che sta andando comunque bene, quindi non è detto effettivamente che si siano lasciati, può darsi sia un periodo di discussione o di crisi, però può darsi anche che ci sia la volontà di superarla insieme e di andare avanti, almeno per farsi sospitata da Queen Mary. Devo dire che all'inizio insomma non nutrivo molta simpatia per Riccardo, per come appariva. Io neanche per Roberta, sinceramente. No. Vabbè, per Roberta insomma all'inizio Roberta era un tipo di ragazza che insomma mi attirava molto, perché vedevo a livello mentale insomma una connessione su alcuni discorsi che faceva. Poi ovviamente mi sono rimangiata tutto, perché non è così. E invece ho rivalutato molto Riccardo, perché forse la presenza di Ida insomma lo opprimeva un po' troppo, ed è uscita fuori la vera natura di Riccardo, di un uomo molto semplice, nel senso che insomma vive, sì, il sentimento in maniera quotidiana, non fa programmi a lungo termine. E invece sono le ragazze che sono pesantucce, sia Ida che Roberta, insomma, gli hanno dato filo da torcere. E capisco anche, essendo io una persona molto pesante, perché ho dei difetti, insomma, chi mi conosce lo può tranquillamente dire, però in questo caso, insomma, Robertina è pesantuccia, Sì, può darsi infatti sia proprio quello il motivo di litigio tra i due, evidentemente. Sì, anche perché, sai, non so tu cosa ne pensi, però magari la relazione, quando si è un pochino più adulti, dovrebbe basarsi su altri dettagli. Invece vedo che Roberta, insomma, punta sempre il dito contro Riccardo per mancate chiamate, mancato romanticismo. Insomma, queste sono cose che potremmo dire noi ad un ragazzo. Invece più si va avanti con l'età, eppure essendo mamme, vedo che si ritorna indietro, sì, sì, a voler vivere questo sentimento da quindicenni. Io poi sono molto basica, nel senso che lo dico spesso anche alle mie amiche, che all'inizio di una storia d'amore, nel loro caso anche già ben avviata perché si conoscono da tempo, c'è questo anche sentimento, possiamo, sì, dire, dovrebbe essere tutto rose e fiori, sì, è vero, c'è una fase di conoscenza, magari bisogna entrare un po' nella sfera dell'altro, comprenderne il carattere, però se già dall'inizio ci sono dei problemi che sembrano gravi e insormontabili, vuol dire che c'è incompatibilità e che le cose difficili che possano andare palesemente meglio con il tempo. Sì, anche perché insomma all'inizio c'è questa attrazione fisica e il rapporto ti deve dare leggerezza, serenità. Sì, se già all'inizio non va nulla bene, si litiga sempre, si è pesanti, e poi dove si va a finire quando si vivrà proprio la quotidianità insieme? Arriveranno per reali problemi, che può essere anche la gestione economica di un mese, il Covid, la convivenza, un figlio e così via. Sì, anche perché soprattutto col Covid insomma la convivenza per queste coppie è stata anche un pochino forzata, perché pur di stare insieme insomma si sono, certo, vissuti fin troppo, possiamo dire. Sì, però insomma vedo molta pesantezza da parte delle donne, ma di tutto il parterre, e Roberta, sì, sì, penso sia insomma abbia lo scettro, perché la sto paragonando molto a Gemma, perché vedo proprio pesantezza nel vivere anche una semplice telefonata, e credo che questo sia dovuto al fatto che Roberta fosse già perdutamente innamorata di Riccardo, e che quindi adesso questo avvicinamento per lei rappresenta in realtà una storia che è già iniziata tanto tempo chissà fa. Chissà da quanto tempo. Fatto sta che si è pensato anche a un po' aria di crisi, perché in contemporanea
chi è tornato nello studio di Queen Mary? È tornata Ida con un look totalmente diverso. Infatti da bionda è diventata scura, possiamo dire castano scura, e alla ricerca dell'amore, che ha ricevuto anche abbastanza critiche per questa sua insistenza nel voler sempre tornare sotto i riflettori nel ricercare l'amore, proprio quando poi magari sa di qualche polemica di troppo, che c'erano stati fino a poco tempo fa anche Roberto e Riccardo, quindi a volersi riproporre nelle solite dinamiche. Sì, infatti si sono passati il testimone, perché appena Riccardo è andato via lei è tornata, per quanto insomma sui suoi social, perché molto spesso insomma vado a guardare perché mi segnalano insomma una persona molto attiva che va a guardare il pelo nell'uovo e che molto spesso insomma si nota anche la sua inesperienza nel parlare con ragazzi e con donne. E mi turba anche la sua amicizia con Gemma, perché ecco, insomma, è un'amicizia... Loro da sempre, ricordo. Sì, si vogliono molto bene, anche su Temptation Island, insomma, c'era stato questo arrivo di Gemma tra le acque come una Venere, però... una Venere un po' demodée, però, insomma, questa amicizia fa pensare, perché entrambe sono pesantucce. Io lo ripeto, e questa cosa allontana molto gli uomini, e devo dire che hanno anche ragione gli uomini, perché, insomma... soprattutto come ripeto, insomma, bisognerebbe viversi il rapporto in maniera più serena. Invece vedo che Ida ha delle problematiche risolte e ha anche un bambino molto piccolo, che insomma, porello pure lui, perché... Certo, non è facile poi la gestione di tutti questi rapporti, assolutamente. Sì, anche perché un figlio che conosce prima un uomo, poi un altro uomo, insomma, non vedo protezione dei bambini, vedo insomma donne che mettono la quinta, partono, e piuttosto che pensare insomma a quelle che sono le certezze della loro vita, quindi un figlio, si buttano proprio a capofitto in questi rapporti fallimentari. Poi. Forse anche la paura appunto di restare sole, anche Ida la vedo, forse proprio come Gemma, ma da sempre, proprio alla costante ricerca dell'amore, della favola, della situazione perfetta, di non voler commettere errori proprio per questa presenza importante del figlio, quando poi amare è anche un po' mettersi in gioco, quindi nessuno ci dà la certezza all'inizio di un rapporto che sia per tutta la vita o che comunque vada bene, ovviamente, però bisogna ponderare bene le scelte, non fare come Gemma che poi si va sempre in errori di valutazione. Quasi sempre. Esatto, quello poi è l'opposto praticamente, il lato opposto proprio del tutto ciò che non si deve fare. Esatto, quindi non prendete come punto di riferimento Gemma. Però per esempio se dovessi portare il mio esempio, magari qualche anno fa, essendo single, pensavo, sai, no, devo trovare la storia d'amore perfetta, la favola e così via. Oggi piuttosto preferisco avere accanto una persona che sia in grado di capirmi, che mi dia fiducia, che mi rispetti. Quindi vedo già in me questo cambiamento rispetto a qualche anno fa. Una maturazione anche nel modo di intendere l'amore. Eppure insomma non sono così anzianotta, quindi c'è speranza per tutti. Se ci sono riuscita io, che sono anche un tipo molto indipendente, quindi odio avere qualcuno che tenta di controllarmi. Ci potete riuscire anche voi, care donne. Quindi. Ma sì, forza, soprattutto Ida e Gemma, ce la potete fare. Assolutamente confidiamo in voi. Noi intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, ci siamo rese conto che siamo andate molto lunghe su questa nostra prima parte, ci siamo fatte prendere dall'amore, dalla maturazione, dai sentimenti, tutte queste filosofie cose. Che vanno. Filosofie, triangoli, figli, non figli, quindi voliamo subito al nostro prossimo argomento, anche perché
qui c'è veramente tanto di cui parlare, perché la pandemia e la crisi Covid investe anche i super mega iper VIP, perché qui scomodiamo veramente un personaggio internazionale assurdo, esagerato, che mai avremmo potuto pensare si potesse ritrovare in una situazione del genere, sia economica che sentimentale. Parliamo di uno degli attori più stratosferici al mondo, è Robert De Niro, che ha la bellezza di 77 anni, e questa notizia già mi ha sconvolto. Oltre a dire che ovviamente se li porta molto bene, sì, commento ma... necessario, però il povero Robert, possiamo dire, è stato protagonista, ahimè come spesso capita, di un divorzio anche abbastanza travagliato. Infatti nella prima udienza, proprio svolta qualche giorno fa in tempo Covid, di piena emergenza, quindi rigorosamente online, quindi non è andato in tribunale, si è reso protagonista di una confessione a cuore aperto, perché infatti sta vivendo un momento molto molto difficile, perché non ce la fa a mantenere la sua ex moglie. Parliamo di cifre ovviamente al di là di ogni comprensione umana, che non possiamo nemmeno pronunciarle, no, cifre. Esatto, perché parliamo più o meno di circa $75,000 al mese, che poi sarebbero diventati 50,000, ma soprattutto Robert De Niro, che oltre a fare l'attore proprietario anche di una catena di hotel, Greenwich Hotel, e anche di una serie di ristoranti che si chiamano Nobu, ovviamente catene in giro per il mondo, in tutto il mondo, ovviamente sta affrontando una vera e propria crisi, perché hotel chiusi causa Covid, ristoranti chiusi causa Covid, e quindi non sa più dove prendere sti soldi. E diciamo che un po' lo capiamo, perché in questo periodo, insomma, avere la fortuna di lavorare e di riuscire, insomma, ad avere anche una certezza a fine mese è possibilità di pochi. Fatto sta che, insomma, sai, quando si parla di questi personaggi, almeno la mia idea è quella che queste persone dovrebbero essere in grado, soprattutto nel corso degli anni, e parliamo, insomma, di una carriera come quella di De Niro, che è inimitabile, di mettersi da parte qualcosa. Certo. E invece niente, non ci riescono, spendono tutto e poi creano queste situazioni sentimentali travagliate dalle quali non si esce più. E, insomma, restituire questi soldi, insomma, io non so nemmeno come si possono contare. 75. No, io non so la moglie cosa debba fare con 50,000 euro al mese, dollari, non euro, ovviamente, quindi cioè, ancora di più. Non so veramente cosa ci dovrà anche perché fare. Noi parliamo, se vogliamo, insomma, traslare questa situazione nella nostra società, si parla al massimo di 800 euro mensili di mantenimento. Quindi, con insomma, figli, situazioni familiari, quindi veramente... Che già lì, insomma, si va in difficoltà, perché, insomma, taglia di qua e taglia di là, si arriva a 300, 500 e come campo alla pensione. Questi sono i discorsi che facciamo noi, invece lì con $50,000 non si riesce ad andare avanti. Sembra di parlare un po' dei vitalizi dei politici. Sì, tenori di vita assolutamente diversi rispetto a quelli dei comuni mortali, ma soprattutto in questo tempo di pandemia, che si fa fatica anche a viaggiare piuttosto che a fare anche le cose più semplici, veramente $50,000 al mese sono veramente tantissimi, dicevamo, per un tenore di vita molto alto, perché lo stesso De Niro ha detto che la moglie continua a comprare vestiti di ovviamente super lusso, continua a comprare gioielli oltre che a pagare quelli che già ovviamente, e quindi va fortemente in difficoltà, annunciando la bancarotta persino, e soprattutto, cosa che professionalmente è ancora più triste e fa riflettere, ha dichiarato che purtroppo, pur di lavorare, è costretto in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, ad accettare tutti i ruoli cinematografici che gli propongono, anche quelli che a lui non convengano, piuttosto che quelli che non gli piacciono, e quindi questo per un attore della sua caratura, del suo palmares e della sua bravura, forse è la cosa che fa riflettere veramente di più. Sì, anche perché poi soprattutto in pandemia, insomma, si è visto in molti programmi televisivi che persino gli attori, quelli lì di meno importanza rispetto a De Niro, hanno difficoltà anche ad approcciarsi con un microfono in questo periodo, quindi insomma posso immaginare che cosa vuol dire risalire sul palcoscenico
palcoscenico e cercare anche di dare le stesse sensazioni che si davano tanto tempo fa. Devo dire che nel caso di De Niro è quasi impossibile non amarlo, perché ha interpretato talmente tanti ruoli che è come se fosse l'emblema del settore. Fatto sta che, insomma, per lui è degradante, perché avendo avuto tanta fama ed aver calcato poi grandi palcoscenici, poi ridursi. Ed è brutto questo termine, però ridursi ad accettare qualsiasi ruolo fa pensare che, insomma, forse per noi in questo periodo è una cosa normale, per questi attori diventa difficile, perché si parla poi di voler tornare indietro piuttosto che andare avanti. Pensa poi, sempre sciorinando un po' di cifre, che con la chiusura degli alberghi e dei ristoranti, soltanto nel mese di aprile ha perso più di 3 milioni di dollari. Quindi immagina veramente il danno che è stato fatto anche ad una persona con un fatturato del genere, però assolutamente, proprio per chi è abituato ad avere delle entrate così importanti, bisognerebbe pensare anche al proprio futuro e anche a casi di emergenza del genere, cercare di essere un po' più parsimoniosi, possiamo dire. Sì, e devo dirti che questa cosa mi fa pensare, perché essendo abituato a vivere questo tipo di vita, probabilmente non si ricorda che cosa vuol dire vivere con pochi soldi al mese. E questa cosa è un po' triste, perché ce ne sono tanti di attori così. Nel caso di De Niro, insomma, non si è mai gettato, sai, negli stupefacenti e cose così. Certo. Però, insomma, comunque, sperperare il denaro e non essere in grado poi anche di gestire delle situazioni di emergenza fa pensare che, insomma, questi investimenti siano stati forse sbagliati, perché bisogna anche pensare alle conseguenze che ci possono stare in un investimento sbagliato. E cercare anche di reinventarsi, bisogna avere ben chiaro in testa che cosa si vuole fare da grandi, perché fare l'attore, poi l'imprenditore e poi magari buttarsi in altri settori è sintomo anche di intelligenza, però se non si riesce a fare tesoro di quello che si ha e a conservarsi anche qualcosa, c'è qualcosa che non va. Anche la moglie ovviamente dovrebbe un attimo regolare il suo Beh. tenore di vita, visto che poi arriva da entrate non proprie, ma dall'ex marito, Sì, appunto. magari, insomma, non si conosce molto bene quale sia il settore di specializzazione della moglie, e molti sono andati contro di lei perché, insomma, l'hanno definita una persona che sta tentando di gettare fango proprio su De Niro, perché, insomma, non ne parla benissimo. Anche di questo taglio di 30.000 euro più o meno che c'è stato, per lei è stata una catastrofe, perché non riesce a gestire poi tutte le sue, diciamo, abilità, ecco, mettiamola Mannaggia, così. mannaggia, come si farà soltanto con 50.000 dollari al mese? Chissà. Che poi chissà come le arriva, secondo te come bonifico? Sì, oppure sempre con la Ah, sì. catasta che avevamo detto, con la casa di Madonna a Los Angeles, tutti impilati in banconote piccole una sull'altra, molto probabilmente, chissà, veramente nei migliori sogni. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira Vigliano. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Gossip Mania. Buon pomeriggio.